A few moments later. Ragazzi, sto pesando 1 chilo di olive a testa, olive nere. Dovete sapere che le olive sono la specialità di Alessio, quindi questa sfida molto probabilmente, adesso spero di no, ma perderò. Beh, ce la metterò tutta. Magari vinciamo tutti e due nello stesso momento. Perfetto. Ok, questo è un giro. Uno è fatto, misuriamo l'altro. Tara, aspetta che Tara deve entrare. Vai. Dovrebbe essere, se non ci hanno fregato, però lo sentiamo. Oh, appena là. Anch'io 11, quindi possiamo usarle due per fare un test. Bravissimo, ne ho buttata una di là, ai 10. A posto. Taste test. Arrivo, ne prendo una. Dai, aspetta la camera. Buona! Buona. Da qui. Yes. Sì, adesso vedi, se è lo stesso peso lanciato. Io non amo le olive, però è buona, dai. A me piacciono le olive. Bomba ragazzi! No, aspetta, non iniziamo così noi, vero? Benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo pronti per la sfida delle olive. Oggi gioco in casa io perché vado pazzo per le olive e non vedo l'ora di iniziare a mangiarle. Allora, abbiamo 1 chilo di olive a testa, non so se si vedono, ma sono trasparenti, quindi si vedono. Sono 1 chilo di olive a testa, olive nere. Come ha già detto Alessio, io non vado pazzo per le olive, lui sì, quindi magari questa volta riuscirà a vincere. L'obiettivo è quello. E questa è la nuova serie, noi l'abbiamo deciso di chiamare 5 Minute Challenge. Per chi è italiano e non conosce bene l'inglese, sono challenge che eseguiremo in 5 minuti. In 5 minuti dobbiamo riuscire a mangiare più che possiamo di un alimento, in questo caso le olive. E ovviamente non può mancare la canotta della sfida. Esatto. Giustamente per questa sfida cercherò di non parlare, so che è un problema perché di solito parlo e sono un po' logorroico. Cercherò di star zitto. 5 minuti. Allora, vediamo se si vede. Si vede un c***o, non si vede. Allora ragazzi, il timer è pronto. Non resta che partire con la nostra sfida. Bene, allora. Abbiamo 10 secondi di preparazione e poi a manetta. La sfida è chi mangia più olive in 5 minuti, ve lo ricordiamo. Quando scocca. Buone! Non sono poche ragazzi. Che schifo. Buonissime. Io riesco a finirle. Mi stavo soffocando con un'oliva. Non so dove è finita. Tra il naso, la gola, da qualche parte c'è.
Dimmi tu come vuoi procedere. No. A occhio. Finalmente ha vinto la prima sfida, mi sa. Gioco stra in casa. Non lo so, però, pesiamole. Allora, primo peso. Facciamo una doppia ripresa anche con l'iPhone, così. Si vede esattamente quello che succede qua dietro. Allora. Mamma mia. Bilancia. Queste sono le olive di Alessio, le mie. Allora. Ovviamente c'è il peso della bacinella. Vuoi farle senza bacinella? 1275. In teoria dovremmo... C'è la batteria scarica, sì! Davvero? Dai, metti sulla tua, che vediamo. Tutto in diretta. Doppia ripresa, in qualche maniera. 1200. No! No, tiriamo via! No, non avevo neanche ripreso! Oh, mamma, non ci credo. Benissimo. Batteria scarica, appena in tempo. Stiamo pesando le olive. Allora, queste sono quelle di Alessandro. Vale, prego. Abbiamo dovuto utilizzare il cellulare perché abbiamo una batteria di scorta, ma non abbiamo voglia di usarla. Allora, 247. Vediamo, perché temo che Alessandro sia o alla pari. Spero che non abbia vinto lui. Allora, 0. Vediamo queste sono le mie. 247. Cazzo, siamo alla pari. No, 246. Siamo alla pari. Quindi adesso sei riuscito a vincere di un grammo. 247. Sarà con l'oliva del test che abbiamo spostato. Che sfida di me. A me piacciono. No, buono. Primo piano sulle olive. Perché poi trasudano anche un po' di olio. Quindi Ale, informazione per chi è interessato alle calorie. Quante calorie sono? Dopo guardiamo dal barattolo. Oh, allora, per 100 grammi di olive erano solo 130 calorie. Vabbè, dai. Quante ne sono rimaste? 2, 3, 2, 2, 40. 2,47. Praticamente 2,50, vuol dire che ne abbiamo mangiati 7,50. E niente, vi faccio un primo piano sulla tabella nutrizionevole. Devo andare a inquadrare molto bene. Allora, andiamo qua. Quindi, di energia per 100 grammi, 129 calorie, quindi esatto. Grassi 13 grammi, carboidrati 0. Figata, fibre, giusto? Cioè, non è fibre. Proteine 0,5, sale 2,5. Noi abbiamo sgocciolato l'acqua, quindi speriamo di aver ridotto al minimo la quantità di sale. Ovviamente domani saremo un po' appannati. Adesso stiamo cambiando la fotocamera, come vi dicevo prima. Siamo quasi on, Ale? Sì. Anche noi ci siamo. Sì, ci siamo. Perfetto. Come in ogni sfida abbiamo dovuto cambiare la batteria della fotocamera perché si era scaricata. E niente, il resoconto è che Alessio ha vinto di un grammo. Yeah! Beh, adesso io comunque finisco queste olive perché sono praticamente lo stuzzichino che mangio di solito quando sgarro. E niente, via così. Posso dire di aver mangiato un chilo di olive? Odio, le olive proprio... Non mi sono mai piaciute neanche da bambino, però... Se ultimamente stavano cominciando a piacermi, penso che non le mangerò ancora per un bel po'. Ascolta, quelle nere sono diverse dalle verdi, però i sapori, eh? Ah, mi sento, dopo aver mangiato tutte queste olive, come se avessi mangiato il burro cacao. Sì. Io non ho idea di come usciranno, secondo me tutte belle oliose. Mi sa che le userò al posto dell'olio. Perché dovete sapere, ragazzi, voi che fate la dieta, se fate la dieta, quando si va a mettere l'olio nelle schiscette, perché noi ovviamente, essendo sempre fuori casa, ci organizziamo con le schiscette, contiamo magari quel 1-2 grammi in più di olio nella schiscetta, perché ovviamente non è che riusciamo a pulirla bene, non è che facciamo scarpetta col pane, dato che il pane non ce l'abbiamo. Ottima soluzione sarebbe o il burro d'arachidi, ma voglio vedervi mangiare il burro d'arachidi con il pollo o con il riso, non è molto buono, o le olive. Le olive hanno praticamente su 100 grammi, adesso queste che abbiamo preso, 13 grammi di grassi e 5 grammi di fibre. Al limite mettete qualcosina in meno di riso e vi mangiate, se avete magari 10-15 grammi di olio dentro la schiscetta in un pasto, vi potete mangiare un etto di olive. Un etto non è male, eh. Vediamo adesso quant'è un etto mentre adesso finisci di mangiare. Al posto di mettere l'olio come fonte di grassi, che comunque non ha volume, potete mettere la bellezza di... Questo è l'equivalente di 10 grammi di olio. No, 10, 15. Qualcosina del genere. 15 grammi di olio sono esattamente queste. E vi riempite molto di più la schiscetta, io ve le consiglio vivamente. Odio sentire nelle diete il cucchiaio di olio,
perché mi tiro uno sberlone e mi faccio ribaltare. Il cucchiaio, io ci ho messo di grossi così, non può essere un cucchiaio di olio quello, no? Dipende dalla dimensione del cucchiaio, diciamo che bene o male un cucchiaio, più o meno cosa sono, 7 grammi d'olio, però la forma del cucchiaio può variare, quindi attenzione. Come dice il Joe, che voi non conoscete perché è il proprietario della nostra palestra, sono tutti scienziati. Questa sfida non mi è piaciuta particolarmente. Non so. No, creeremo una sfida con cose che a Alessio non piacciono. Sono svantaggiato perché a lui piacciono molti alimenti, a me fanno letteralmente schifo. Vedremo, cercheremo di trovare uno medio. Secondo me questa mangiata ci ungerà molto bene l'intestino. E domani saremo freschi come delle rose. Proprio tutto pulito, ci puliamo l'intestino. Altro che lavanda gastrica. Mangiate un chilo di olive. Io non le ho finite perché non mi piacciono, non perché non sono pieno, assolutamente no. Dai Ale, su, un chilo di olive. Potresti essere il primo uomo nella storia che ha mangiato un chilo di olive su YouTube. No, non penso. Secondo me non hanno mangiati. Non hanno mai mangiato. No, le finisco. Adesso iniziano a schifarmi un po' anche a me dopo un chilo. No. Però devo essere sincero, arrivato a un certo punto ho detto, mia, adesso sputo tutto, mi stavano venendo su. Rispetto alla pasta, un chilo, era molto più voluminosa. Beh, la pasta però era un chilo cruda, eh. Cotta con i sughi, era quasi 3 kg. Questa è stata difficile e forte. Niente ragazzi, Alessio praticamente ha finito, diteci, salute, se vi piacciono queste sfide di 5 minuti. Vorremmo provare magari a fare qualche sfida dove giochiamo un pochino di più sulla velocità nel mangiare gli alimenti. Ovviamente faremo schifo perché siamo... No, scherzo. No, ovviamente faremo schifo perché mangiare con le mani o comunque col cucchiaio, ma velocemente non si può tenere un certo rigore, un buon tono nell'alimentazione, di mangiare. Niente, comunque fateci sapere se vi può piacere e commentate scrivendoci che cosa vi piacerebbe che noi mangiassimo. Non so se... digerire al tavolo, scorreggiare fa parte del buon tempo, però in alcuni paesi so che ruttare è sintomo di ringraziamento per la pietanza che stai mangiando, quindi gradimento, direi. Gradimento per la pietanza che stai mangiando, quindi niente ragazzi, lasciate un mi piace se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto però scrivete nei commenti che cosa non vi è piaciuto in modo tale da migliorare, perché si può sempre migliorare. E ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, perché così se esce un nuovo video lo saprete anche voi. E pensa al volo! Niente ragazzi, per questo video è tutto. Buon appetito. Buon appetito ragazzi. L'onda scorreggetica.